Benvenuti ad buongiorno, una nuova puntata. Buongiorno, anche Dio. Oggi è un nuovo giorno perché Dio è con noi e sarà un giorno benedetto, nonostante in alcuni luoghi piove. Sì, è stata una meravigliosa avventura raggiungere i nostri studi stamattina. Grazie a Dio per un nuovo giorno, nonostante le difficoltà. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Bene. Oggi, come sempre, inizieremo leggendo il nostro versetto, no? Prima vogliamo ringraziare il Signore, però, perché anche in questo giorno noi abbiamo bisogno della sua assistenza, abbiamo bisogno che il Signore sia con noi, come Lui ci ha promesso, quindi noi invochiamo la sua presenza nella nostra vita, una presenza costante. E questo non perché Dio non vuole stare con noi, anzi Lui desidera, brama stare con noi, cerca continuamente un contatto con i suoi figli. Questo serve a noi dobbiamo alimentare il desiderio di stare alla presenza di Dio, quindi vogliamo proprio svegliarci con il pensiero rivolto verso Dio e anche stamattina vogliamo dire: Signore, fa che la tua presenza si manifesti nella mia vita, perché la voglio avvertire, la voglio gustare, voglio proprio gioire della tua presenza nella mia vita. Preghiamo. Signore, proprio questo vogliamo dirti. Signore, aiutaci a vivere questo grande desiderio che farà la differenza nelle nostre vite. Grazie Gesù. Abbiamo bisogno, Signore, sempre più della Tua presenza in noi, abbiamo bisogno di godere della Tua potenza, Padre. Questa mattina grazie per questo nuovo giorno, grazie per come ci concedi di stare al Tuo servizio, in questo momento, Signore, a ricevere dalla Tua parola, sin dal mattino. Grazie per tutti gli amici che ci stanno seguendo, benedicili, uno per uno. Amen. Anche quelli che probabilmente non riescono a stare molto tempo sintonizzati con noi o che in questo momento si sono affacciati facendo zapping, benedicili, Signore. Amen. In un modo potente, Signore, tienili stretti a Te, sotto l'unzione, la Tua parola raggiunga il loro cuore. Grazie per quello che farai nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Intanto vogliamo dire che è in sovraimpressione il numero di telefono e se volete inviarci le vostre richieste di preghiera potete farlo mandando un WhatsApp, un messaggino a questo numero, in modo che nell'ultimo blocco del nostro spazio mattutino potremo pregare anche per te in diretta. Lo stiamo facendo. Sono le ore 9:35 di venerdì 9 settembre, perfetto. Oggi in questo ovviamente momento se ci seguono dai social possono scrivere un commento in modo che noi lo leggiamo esattamente, preghiamo insieme a voi. Bene, passiamo direttamente al nostro prossimo passaggio. Michele, vuoi leggere tu il versetto? Io mi dedico alla regia, quindi ti lascio. Va bene, quindi sempre dal nostro calendario leggiamo il nostro verso d'oro, se così lo vogliamo definire. È scritto nel Salmo 61, il verso 2, e dice così: dall'estremità della terra io grido a te. Amen. Con un cuore abbattuto, conducimi alla rocca che è troppo alta per me. Gloria a Dio. Questo è un salmo scritto da Davide e quante volte anche noi ci siamo trovati in grande difficoltà e abbiamo detto: Signore, è troppo alta la rocca per me da raggiungere perché il mio cuore è abbattuto. A volte le tempeste che si affacciano sulla nostra vita, i problemi oppure semplicemente l'attesa della risposta di Dio per noi diventano veramente delle montagne da scalare. Ma noi vogliamo raggiungere la presenza di Dio e se non ce la facciamo, se tu non ce la fai stamattina perché il tuo cuore è particolarmente abbattuto, allora devi invocare il Signore, devi dire: Signore, proprio come Davide dice, conducimi alla rocca che è troppo alta per me, e vedrai che lo Spirito Santo consolerà il tuo cuore, ti darà una nuova parola, un nuovo incoraggiamento, perché Lui ama benedire i suoi figli. Alleluia. C'è da dire il contesto nel quale si è trovato appunto Davide mentre scriveva queste parole. Era profondamente rattristato, scappava da un pericolo imminente, e quindi un pericolo di morte, perché c'era un uomo, si chiamava Saul, il quale voleva ucciderlo, e lui era profondamente colpito da questa situazione, circostanza. Saul, unto re, lui, Davide, anche unto, diciamo, successore di Saul, in quel momento coesiste questa situazione appunto nel popolo di Israele, e Davide era particolarmente attentato. Ci sono tantissime storie intorno alla vita di Davide in questa fase appunto della sua esistenza. Vi consigliamo di andarli a leggere, sono scritte appunto nella parola di Dio, e molti salmi sono proprio frutto dei vari momenti della vita
di Davide non sono frutto, diciamo, di un'immaginazione creativa come potrebbe essere quella di un poeta, perché sono meravigliosi i salmi, diciamoci la verità, ma sono la descrizione di attimi, di momenti. Qui in questo libro, che è appunto quello dei salmi, troviamo tutta quanta l'umanità, tutti i sentimenti. Lo stavo per dire io, sì, guarda, perché tutte le emozioni che è meravigliosa vivere, la parola, sì. Perché ognuno di noi si può immedesimare, sì, e capire. Sai, fratello Michele, cosa pensavo? Che Davide era stato un torè, come detto, da Samuele per ordine di Dio. Sappiamo tutta la storia, magari chi non conosce la storia di Davide, andatela a leggere perché è veramente molto bella. Ma pensavo che mettendoci proprio nei panni di Davide, stato un re, poteva dire basta, io ora sono il re, mi faccio spazio. Mentre vediamo un Davide che rimane al posto suo, ha un autocontrollo eccezionale. Attendendo la risposta, attendendo l'adempimento di quello che è accaduto, amen, perché amen. In realtà lui è stato unto realmente re, ma non è diventato subito re, ha dovuto passare tanti guai, se così possiamo dire. Eh sì. Quindi questo può essere anche una risposta di incoraggiamento per te che magari hai ricevuto da parte di Dio proprio un messaggio chiaro. Il Signore sicuramente ti ha detto che ti darà qualcosa, che ti concederà qualcosa, che ha stabilito per te una benedizione particolare. E vedi che le cose, anziché aggiustarsi, si aggravano, perché in realtà è quello che accadeva nella vita di Davide. Vero. Però Davide è stato un uomo composto, equilibrato e non si è mai ribellato a Dio. Anzi, lui ha un cuore rivolto verso Dio. Ecco, questa è stata la differenza sostanziale. Ed è la differenza, sì, anche sostanziale, che noi possiamo fare mentre viviamo le circostanze. Alleluia. Quindi possiamo decidere questa mattina di innervosirci per questo guaio che ci è arrivato, oppure aspettare fiduciosi l'intervento di Dio. Sì. Il guaio è arrivato lo stesso, noi ci dobbiamo stare per forza al centro, ma la nostra attitudine farà la differenza, e addirittura possiamo azzardarci a dire che la nostra attitudine muoverà la mano di Dio in un tempo forse più veloce, perché non perché ce lo meritiamo, ma perché la nostra capacità di stare fermi alla sua presenza, fiduciosi, lo metterà in un'azione più libera. Nonostante le cose che accadono intorno, Dio è capace di operare in un attimo, se solo noi glielo consentiamo, se solo noi con la nostra attitudine facciamo la differenza, lo facciamo operare nella nostra vita. Ovviamente in questo passaggio, diciamo questo periodo della vita di Davide che sembrava interminabile, dove lui è stato perseguitato per molto tempo da Saul, è stato anche modellato e formato. Certo. Dio ha formato un uomo in grado di regnare sul suo popolo. Infatti vediamo un uomo, nonostante gli errori, perché comunque Davide era un uomo con i suoi difetti, con le sue debolezze, proprio come lo siamo noi, nonostante le sue defiance, se così le vogliamo definire, è stato un uomo che ha il cuore come lo desidera Dio. Quindi quelle prove, quel tempo che sembrava quasi ingiustificato, perché Davide poteva dire ma tu mi hai unto re, perché devo passare ora tutto? Perché in realtà il Signore stava formando il carattere di Davide. Amen. E qualcuno dice che a volte il Signore permette che ne attraversiamo delle prove perché il nostro carattere deve sopportare la grande chiamata che Dio ci ha rivolto. E se siamo dei bambini non possiamo sopportare e gestire la chiamata, altrimenti possiamo peccare di arroganza, possiamo fare tanti peccati di leggerezza. Certo. Invece il Signore ci vuole formare, perché Lui ci rende capaci di svolgere quello che Lui ci ha chiamato a fare. Mi sta venendo, sorella Marianna, una immagine davanti agli occhi, che è quella di questa donna curva, vedova, sì, al Tempio, sì, che getta nel cestino delle offerte soltanto 2 monete. Mm-hmm. E non so perché, ma ho la sensazione che Dio abbia messo questa donna ad esempio nella sua parola, proprio per dimostrare, grazie anche a quanto Gesù le disse, che quei 2 spiccioli di quella vedova facevano la differenza rispetto probabilmente alle grandi donazioni dei religiosi. Quella è una buona dimostrazione della differenza dell'attitudine, mm-hmm, che bisogna avere nelle cose di Dio, a maggior ragione durante le prove,
possiamo arrabbiarci e nessuno forse ci potrà mai dire stai sbagliando, perché forse ti arrabbierai per qualcosa di lecito, ma la differenza la fa proprio il sentimento con cui ti approcci alle circostanze. Ora forse l'offerta con il problema, anche il problema in cui era Davide, non ci azzecca tanto, ma il sentimento sì, perché questo è quello che Dio guarda. Dio guarda il cuore e il cuore fa la differenza in ogni cosa, anche nella crescita dei nostri figli. Sono fermamente convinta che noi saremo giudicati per i sentimenti. Amen. È così. Perché Dio è definito Dio d'amore, Dio è l'amore. Non è che Dio ama, non è che Dio possiede amore, Lui è proprio l'amore. Alleluia. Quindi se Lui è proprio definito come amore, un Dio di fatto di amore, di cellule di amore, questo significa che per noi ci sarà un passaggio importante riguardo i sentimenti. Alleluia. Quindi, come dicevi fratello Michele, tu puoi mettere due spiccioli, nel senso un piccolo servizio per Dio, e lo fai con un grande cuore. Alleluia. Quella donna poteva dire, io non ho niente, il Signore lo sa. Sai, sono le giustifiche che tante volte noi tutti l'abbiamo fatto. Certo, no? Certo. Quando dobbiamo fare qualcosa per il Signore e non abbiamo tanta voglia e predisposizione, noi ci giustifichiamo, siamo bravissimi a giustificarci. E onestamente nessuno poteva giudicare una donna con solo due spiccioli se le diceva non li metto perché il Signore lo sa, ho solo questo. Ma si vede proprio il sentimento di questa donna. Lei non critica Dio, lei non dice Signore tu non provvedi per me, non rispondi alle mie esigenze, no. Alleluia. In tutta risposta lei quello Alleluia. Che ha lo dà. Quindi anche noi abbiamo due spiccioli, abbiamo qualcosa in più da offrire al Signore, qualsiasi cosa tu offra a Dio, qualsiasi cosa io offro a Dio, ci dobbiamo ricordare che lo dobbiamo fare con i giusti sentimenti, perché come diceva fratello Michele, è il sentimento, l'attitudine che fa la differenza. Io vorrei solo aprire e chiudere una parentesi, sì. Sorella Marianna. Parlare del re Davide il giorno 9 settembre 2022 non può esimerci dal considerare brevemente che ieri è morta la regina Elisabetta d'Inghilterra alla sua età di 96 anni, quindi è finita anche la vita di questa donna, insomma, molto longeva, la quale ha fatto veramente la storia, possiamo dire, un secolo di regno, ma soprattutto vogliamo dire che, osservando questo avvenimento, che ogni ginocchio si piegherà, nonostante la grandezza dei grandi della terra, anche avranno a che fare con il re dei re. Alleluia. Noi apparteniamo a questo grande re. E a volte quando penso in Inghilterra e appunto il regno, un po' penso anche a quante cose noi, essendo diciamo nella democrazia, abbiamo dimenticato, essendo nella Repubblica, abbiamo dimenticato del regno, delle dinamiche del regno, mentre Dio spesso deve proprio vincere queste differenze per parlare alla nostra vita e dire guarda che il regno è fatto di sottomissione, di ubbidienza, di operatività, in un modo un po' diverso forse dalla Repubblica, che include la collegialità in un modo diverso. Il sovrano, il nostro sovrano è Gesù, il re dei re, il quale regna sovrano su ogni circostanza, anche sul diluvio, dice un verso. Che sembrava essere quello di stamattina prima di arrivare qui agli studi. Dio regna sovrano anche sul tuo diluvio, sulla tua tempesta in questo momento. Fidati di Lui, abbi fiducia che colui che... Ho letto diversi commenti riguardo questa donna che comunque era amata dal popolo. Ho letto veramente tanti commenti dove l'apprezzavano, dove gli volgevano delle parole d'affetto. E pensavo, fratello Michele, appunto una donna che comunque è una donna con tanti difetti, chissà quante cose, quanti errori avrà commesso, però comunque nel suo piccolo è stata una sovrana che si è fatta amare. Nel suo piccolo l'amavano. Sì. Eppure con i suoi difetti, perché tutti siamo fallaci, sicuramente avrà fatto degli errori, come dicevo prima, ma a differenza del regno, che può essere comunque un buon regno condotto e gestito da una donna eccezionale, tutto quello che sarà lei, però non può mai essere paragonato con il regno di Dio. Quando parliamo di regni, parliamo anche di sudditi, come appunto dicevi prima. La cosa bella del regno di Dio, perché il Padre nostro Signore ci insegna a pregare venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
è che il nostro sovrano è un sovrano che non fa niente per il suo tornaconto personale, ma lui spende la sua vita per i suoi sudditi. Quindi ci sta qualcosa di veramente capovolto in questo regno. Quindi noi non dobbiamo pensare che questo regno per noi sia un peso, uno sforzo, un servizio, è una risposta d'amore, come abbiamo detto già altre volte. Quando noi viviamo nel regno, noi viviamo nella sua protezione, nella sua assistenza, lui provvede per noi. Quindi veramente è un qualcosa che forse umanamente parlando facciamo fatica a capire, ma questa voglia essere una risposta per tutti noi. Se tu abiti nel regno, le risposte già sono lì per te. Se tu abiti nel regno, le ricchezze del regno già sono tue. Se tu abiti nel regno, la presenza del re la senti continuamente intorno a te, nella tua vita. Se tu abiti nel regno, fai parte di quel regno. Quindi perché sentirsi smarriti? Amen. Siamo nel regno di Dio e questo noi vogliamo stamattina dire: Signore, venga il tuo regno e sia fatta la tua, perché il Signore ha proprio a cuore farci del bene. Amen. In un periodo della mia vita avevo proprio davanti agli occhi, nella fase in cui evangelizzavo alcuni dei miei colleghi di lavoro, avevo davanti agli occhi il grande bisogno, ed era un bisogno di Dio, ne sono certo, di dover fare differenza tra la religione e Dio. Perché noi crediamo che essere figli di Dio equivale a incenso, muffa, silenzio, buio, cattedrali, vetrate colorate, tristezza, insomma, eccetera. Insomma, poi mi sono reso conto che Dio voleva proprio dire questo. Io non sono questo, io non sono Gloria questo nella testa della gente. E questo è in un certo senso la chiave della nostra chiamata. Noi siamo tecnicamente chiamati a dimostrare innanzitutto con la nostra di gioia che servire Dio è qualcosa di straordinario. Io invito tutti, a chi non ha ancora fatto questa preghiera: Signore, chiamami al tuo servizio, fammi capire il campo nel quale tu mi vuoi mettere. Perché sembra strano, e questa è una cosa che abbiamo detto spesso e concludo, ma i desideri, le attitudini, le capacità che noi sviluppiamo nella vita, noi le utilizziamo probabilmente per il nostro lavoro, per la nostra vita, ma non ci dimentichiamo che sono dei talenti spesso. Vero. Che Dio ha posizionato nel nostro cuore, e noi attraverso quei talenti possiamo servire Dio. Dio forse ci ha messo quei talenti proprio per poi arrivare al punto di dire: io ho messo questo talento, che voglia essere un talento organizzativo, un talento artistico, un talento musicale, un talento per parlare alla gente, oppure il modo in cui puoi esprimerti e raccontare una storia. Ogni cosa può essere messa nelle mani di Dio, anzi ti dirò di più, Dio l'ha messa nel tuo cuore affinché tu poi ad un certo punto della tua vita la possa offrire a Lui. E non guardare chi intorno ti dice che quello non è un sistema giusto per servire Dio. Questo discorso ti chiedo gentilmente di farlo direttamente con Dio, fatti indicare da Lui qual è il modo giusto e preciso per servirlo. Gloria a Dio. No, perché è bellissimo quello che hai detto, soprattutto quando dicevi di mostrare Dio per quello che è ai tuoi colleghi, no? Sì. E quel passaggio là è stato molto bello. Sì. Perché tante volte non soltanto a quelli di fuori che non conoscono Dio viene presentato un Dio che non è Dio, ma anche ai cristiani. È vero. Infatti nella preghiera il Signore dice, il Signore ci insegna proprio a pregare così, dice: sia glorificato il tuo nome. E noi sappiamo che il nome, biblicamente parlando, rappresentava un po' il carattere della persona, l'indole di quella persona, aveva un significato particolare. Quindi il nome, biblicamente parlando, rappresenta un po' l'identità della persona. Quindi sia glorificato il tuo nome significa proprio questo. Fa che noi, che gli uomini, fa che chi è mandato glorifichi il tuo nome, ovvero presenti la tua vera immagine. Perché tante volte il nemico presenta un'immagine sbagliata di Dio al fine di allontanare i figli da Dio. Proprio così, proprio così. Quante volte il nemico ci ha fatto credere che non eravamo degni, oppure ci ha messo davanti tutti i peccati, tutte le cose, tutti gli errori. Ovviamente noi non arriveremo mai a un livello di santità per dire: io sono santo e perfetto, merito ogni cosa, assolutamente. Noi siamo
peccatori salvati per grazia, siamo ancora fallaci finché noi saremo in questo corpo di morte, come dice l'Apostolo Paolo, continueremo a peccare, a sbagliare. L'importante è ravvedersi. Quindi se qualcuno magari ti ha presentato un Dio troppo severo e non ti risponde, forse qualcuno ti avrà detto: tu non hai avuto ancora la risposta di Dio perché evidentemente devi togliere qualcosa. No. Non devi credere a queste cose, questo è il nemico che vuole aggravarti, che vuole mettere dei pesi sulla tua vita. Noi siamo veramente per grazia alla presenza di Dio e per grazia, dono immeritato, riceviamo da Lui. Quindi stamattina aiutati pregando lo Spirito Santo e chiedendo: Signore, convincimi Tu, Spirito Santo, convincimi Tu, perché Lui ci convince non soltanto di peccato, ma anche della presenza di Dio, anche della grazia che abbiamo ricevuto. Quindi stamattina insieme, fratello Michele, alleluia, subito dopo il palinsesto, vogliamo pregare, quindi ti chiedo di rimanere ancora con noi, pregheremo insieme, amen, che il Signore veramente possa anche demolire questi muri che creano distanza tra te e Dio. Alleluia. Sembrerò distratto mentre parli, no, ma chiedo sappiamo scusa, che sei alla regia. Ma stiamo alla regia e sto guardando anche quello che sto per annunciarvi. Corro subito al nostro prossimo blocco. Scusa se corro, ma sono veramente 9:54, siamo in grande ritardo. Dico i maggiori e i più importanti appuntamenti di oggi, che sono alle ore 10:30, subito dopo di noi c'è appunto l'appuntamento con il pastore, la voce del pastore, il pastore Cataldo, con la sua visita pastorale. Poi alle ore 12 andiamo con Review dentro al contenitore di attualità e di costume della fede cristiana evangelica. Parleremo in Review questa mattina proprio dell'essere luce e sale della terra con i pastori Roberto Mazzeschi, il nostro carissimo Roberto Mazzeschi, e Antonio Di Biase. Poi alle ore subito dopo Review abbiamo la replica di questa puntata, lasciamo passare subito dopo Review, e poi c'è l'appuntamento con la parola e lo spirito con It Young e Stefania Narducci, un meraviglioso appuntamento che ci è chiamato scuola profetica, quindi per quanti non hanno ancora seguito le puntate di questi cari meravigliosi condotti e guidati da Dio, vi diamo appuntamento appunto alle 13:30 per stare sintonizzati con noi. E poi alle 14 abbiamo l'appuntamento in rosa di con Parole di Vita con di Fede. Lui non è troppo lontano, Dio non è troppo lontano da te, quindi come vedi siamo anche in linea, in tema. Tante volte, come dicevamo prima, pensiamo che Dio è lontano, invece Dio è molto vicino a noi. Amen. Ed è molto interessato a rispondere alle nostre preghiere. Amen. E a farci sentire veramente protetti dalla sua presenza. E poi c'è alle 19:30 un nuovo appuntamento con la voce del pastore, e fino poi ad arrivare alle repliche delle puntate di Review e di Donne di Fede alle 22:30. Questa replica, non so se l'hai detto già. L'ho detto già, subito dopo Review andrà in onda questa replica. Perfetto. Completato questo momento, ci possiamo dedicare a pregare per le vostre richieste di preghiera. Le abbiamo raccolte alcune, purtroppo non tutte, non riusciamo. Continuate a scriverle, noi cercheremo ci miglioreremo, insomma, cercheremo di raccoglierle e di leggerle tutte. Sì. Pian piano dateci il tempo di capire come fare. C'è Seri Bilello che chiede di pregare, chiede pregate per me, quindi sì, Seri, pregheremo sicuramente per te. Okay. E poi c'è Emanuele e Sara, chiedono preghiera a una coppia, una giovane coppia che chiede preghiera. Allora, Giulia Furgencio, e poi c'è Dante. Il Signore conosce quali sono le esigenze, ma noi crediamo che nel nome di Gesù c'è potenza e Lui ci ha salvato a 360 gradi, Michele. Alleluia. Lui non è morto sulla croce soltanto per darci la vita eterna quando poi moriremo, ma Lui è morto sulla croce per farci vivere una vita felice. Esuberante. Subito, esuberante. Alleluia. La nostra vita eterna inizia qui, quando alleluia, accettiamo Cristo nella nostra vita. Non inizia da, già iniziata, accettiamo Gesù come personale salvatore, nasciamo di nuovo, la nostra vita eterna alleluia, è già iniziata. Grazie, quindi Signore, incominciamo a capire, a prendere sempre più coscienza di questo. Noi dobbiamo capire, dobbiamo essere convinti, grazie, di Signore, chi siamo figli. Quindi se noi abbiamo un padre ricco,
Se noi abbiamo il Padre che ha creato il cielo e la terra, allora noi crediamo che Lui ne possiamo ottenere ogni cosa. Amen. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Io pregherò io, fratello Michele. Pregherò per queste richieste di preghiera. Il Signore conosce, vi chiedo scusa se non ricorderò questi nomi che ho appena citato, però il Signore conosce. Padre, noi veniamo a Te nel nome di Gesù, fiduciosi, Signore, che non per la nostra fedeltà, Signore, non per la nostra santità, ma per il Tuo amore meraviglioso che si è donato completamente per noi, per quel sangue versato sulla croce per noi, Signore. Noi otteniamo la salvezza, la misericordia, la grazia, Signore. Noi otteniamo ogni beneficio dalla Tua mano, Signore. Noi mettiamo davanti a Te ogni bisogno, ogni necessità. Noi sappiamo che Tu sei un Dio d'amore, che Tu ci ami di un amore immisurabile. Grazie, Padre, perché veramente noi ci sentiamo amati da Te, ci sentiamo protetti da Te, coccolati da Te, Signore. E voglio mettere davanti a Te, insieme al fratello Michele, queste richieste. Signore, noi con fiducia mettiamo queste richieste davanti a Te, ti chiediamo nel nome di Gesù di intervenire, Signore. Emanuele e Sara davanti a Te, Amen. Signore, Tu conosci il loro desiderio. Raggiungi questa coppia, Signore, fai cose meravigliose, stravolgi la loro vita, Signore, fa che loro possano testimoniare. Dio ha fatto cose grandi e noi siamo nella gioia perché Tu le hai sempre fatte le cose grandi. Tu sei sempre andato oltre, al di là di quello che Ti abbiamo chiesto. Tu hai sempre superato le nostre immaginazioni, i nostri desideri, Signore. Tu ci hai sempre meravigliato e continua a meravigliarci perché noi abbiamo bisogno di Te, Signore. Ancora conosci, Signore, i problemi di queste altre persone che hanno chiesto intervento, Signore. Raggiungi ogni uomo e ogni donna che in questo momento Ti sta invocando nel nome di Gesù. Diego davanti a Te, Salvatore, Anna, Signore, le richieste di preghiera sono veramente tante. Noi le possiamo dimenticare, ma Tu non le dimenticherai, anzi Tu sei vicino ad ognuno di loro. E noi Ti chiediamo in questo momento, Signore, con la Tua mano forata, tocca ogni corpo malato, Signore, risolvi ogni problema. Spirito Santo, passeggia in queste case, Signore, fa che lo Spirito si possa avvertire, che la Sua veste possa toccare ogni corpo, Signore, fa che veramente la Tua voce, Signore, possa arrivare ad ogni cuore per rassicurare. Noi crediamo in Te, noi sappiamo in chi abbiamo creduto, noi non ci smaniamo, noi non vogliamo temere, perché Tu sei con noi, Tu ce l'hai promesso, Signore, Tu ce l'hai promesso, sarai con noi ogni giorno della nostra vita. E noi vogliamo tenere stretta la nostra mano alla Tua, Signore, perché sappiamo che Tu ci ami più di quanto possiamo immaginare, che Tu sei vicino a noi più di quanto possiamo immaginare, e che quando noi non Ti sentiamo, Tu sei proprio lì, che ci abbracci, che ci accarezzi, Signore. Apri gli occhi della fede affinché noi possiamo vedere, Signore, che Tu sei con noi e che nessuno sarà contro di noi. Grazie, Padre, grazie per ogni anima in questo momento che si sta rivolgendo a Te. Benedici, fa che la Tua presenza possa consolare ogni cuore. Dai risposte, Signore, elargisci le Tue benedizioni nel nome di Gesù. Rilascia, Signore, le benedizioni, fa che ognuno di noi possa ricevere le Sue risposte, così noi daremo gloria al Tuo nome. Signore, che grande Dio, che meraviglioso Dio sei. Noi Ti ringraziamo, Signore, Ti ringraziamo e Ti benediciamo e Ti chiediamo ancora di rimanere con noi in questo giorno. Qualsiasi cosa che faremo, fa che la faremo per portare gloria e onore al Tuo nome, Signore, perché noi serviamo un grande Dio, il Re dei Re, il Signore dei Signori, e noi siamo onorati, Signore, di essere chiamati figli Tuoi. Siamo onorati, Signore, di essere stati scelti da Te. Signore, fa che noi possiamo essere degli strumenti per attirare ancora a Te, Signore, con corde d'amore delle anime, Signore, e usati di ognuno di noi e di ogni persona che ci sta seguendo, Signore. Opera potentemente, chiama al servizio, Signore, fai opere potenti, Signore, miracoli, guarigioni e liberazioni, Signore. Noi crediamo di aver ricevuto e Ti chiediamo ogni cosa nel nome di Cristo Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen, amen, alleluia. Grazie, alleluia. Signore, gloria, grazie, a Dio. Signore. Gloria a Dio. La Sua presenza è meravigliosa. Grazie, Signore, vi ringraziamo. Alleluia. Vi ringraziamo, cari amici, abbiamo sforato un pochettino dal nostro spazio, ma vi ringraziamo e siamo veramente contenti di aver trascorso questo tempo insieme a voi. Noi in realtà corriamo subito ai nostri impegni e ci rivediamo in diretta, ma con questo spazio vi diamo appuntamento a domani, a Dio piacendo, con un nuovo spazio con Oggi insieme. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Alleluia.